Dalla città di Capisa, la corte dei Kushan giunse ad affrontare i Cesari di Roma. Io non ho mai sentito parlare dei Kushan, a voi? Ma neanche di quella confusione greco-battriana, anche se sembra familiare, no? La confusione greco-battriana. Quando si è conclusa? La guida non lo dice. 1998, ora, proprio mentre parlo. Senza un'accurata ricerca che nessuno si curerà mai di intraprendere, non è possibile capire fino in fondo nella circostanza, nell'atteggiamento del cappellaio verso la sua creazione. Quello che è possibile immaginare invece è l'atteggiamento del cappellaio verso l'acquirente del cappello. Cerca solo di animare una saltuaria superficiale, abitudinaria, riunione fra amici. Così via, per 10 anni l'Unione Sovietica fa del suo meglio per superare gli eftaliti in crudeltà, in barbarie. Poi, come tanti altri imperi che hanno attraversato l'Hindu Kush, l'Unione Sovietica viene spazzata via. E adesso i talebani. E... bene. Di qualche battaglia, sì. Di una vita immaginabilmente più dura della mia. E gli chiedo di raccontarmi cosa è successo alla sua mamma. E lui dice... ero coi mujahideen e i russi fecero questo. Ero coi mujahideen e una sezione nemica dei mujahideen fece questo. Ero coi russi, si seppe che avevo aiutato i russi. Ho collaborato con i servizi segreti di Babak Karmal, il mio nome negli schedari. I nomi che ho fornito sono negli schedari, non ci sono più schedari. Ho rubato del pane per la mia famiglia che moriva di fame. Ho rubato del pane da una famiglia che moriva di fame. Ho profanato. Ho tradito. Secondo certe leggi restrittive ho sbagliato e mi hanno tagliato via le dita. Guarda. Guarda il mio paese. Guarda la mia Kabul. La mia città. Cosa resta della mia città? Le strade sono spoglie come le montagne adesso. Gli edifici frastagliati e brulli e poveri di vita come le montagne adesso. Non c'è più vita adesso. C'è solo paura. Non viviamo più negli edifici. Viviamo con terrore nei sotterranei, nelle caverne, nelle montagne. Solo Dio può salvarci adesso.